Crimine organizzativo, stress e lavoro correlato tra gli operatori di polizia e del soccorso. Questo era il titolo dell'incontro avvenuto ieri, organizzato da Sicurezza Cungrano Salis, con la sede legale a Roma e composta prevalentemente da finanzieri, da appartenenti ad altre forze di polizia, nonché da accademici e giuristi. Lavori aperti dal coordinatore Regione Sardegna Demetrio De Martis, con saluti alle autorità, intervenuti al convegno e l'introduzione alla tematica affrontate. Sono intervenuti in qualità di relatori Eliseo Taverna, segretario generale dell'Associazione Sicurezza Cungrano Salis, Salvatore De Idda, segretario Regione Sardegna del SIULP, Nino Manca, segretario Regione Sardegna della Federazione Nazionale della Sicurezza CISL, Giovanna Ezis, psicologa e psicoterapeuta, Vittoria Casu, già direttrice del servizio sociale del CPO di Sassari. È stato posto l'accento su disagi che potrebbero colpire gli operatori ad essere anche la concausa di problematiche nelle relazioni sentimentali ed amicali. Si è parlato infine di tecniche di prevenzione, di relazioni e di aiuto che le amministrazioni del comparto sicurezza e del soccorso dovrebbero sviluppare ulteriormente per contenere e ridurre i fattori di rischio da stress e lavoro correlato e per aiutare gli operatori a superare momenti di disagio che potrebbero nascondere l'inizio di patologie.